Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Insomma, Santa Maria dei Battuti si chiama questa piazza, di Treviso è diventata Santa Maria delle Battute perché sono comparse queste panchine che sembrano delle bare, dei sarcofagi. Allora sui social, ma anche nei bar, fioccano le battute, fioccano le parodie perché insomma si fanno anche degli accostamenti un po' macabri rispetto ai problemi che stiamo vivendo oggi, l'immigrazione, le bare autentiche, insomma in un momento così. Molti cittadini, poi li sentiremo perché li abbiamo intervistati, molti dicono ma insomma potevamo trovare delle panchine che richiamassero qualcos'altro. Insomma siamo partiti con la sigla da questo, ma ovviamente parliamo ancora dei migranti. 180.000 profughi sono stati arrestati in Ungheria perché l'Ungheria adesso usa il pugno di ferro, ha alzato questo muro, la Polonia anche, l'Austria ce li rispedisce indietro. E anche l'accogliente Merkel ha fatto dietro fronte, o perlomeno aveva detto accogliamo tutti, si è resa conto che il paese era oggetto di un'invasione troppo massiccia, di un esodo troppo massiccio, allora a quel punto ha detto no, ripristiniamo i controlli. E il requiem per l'Europa a proposito di Bari è questo, cioè è un'Europa che non ha saputo gestire questa emergenza che non è iniziata oggi, che oggi si ritrova a veder fallire il vertice di questa mattina, che è stato praticamente un nulla di fatto e ha dovuto rinviarlo al prossimo 22 settembre. Vedremo con quali risultati. E poi ci sono tante altre notizie. Salvini stamattina in televisione ha detto io mi tiro indietro, Zaia Presidente del Consiglio, cosa che ha stupito un po' tutti, e poi anche lo scontro sul Senato in cui i consiglieri regionali dovrebbero votare i nuovi senatori, ma c'è polemica, elettivo o non elettivo, su questo si stanno scannando a Roma. Allora intanto vi presento gli ospiti di questa puntata. Roberto Tassano è uno scrittore, buonasera Tassano, parleremo anche di depressione, visto che gli argomenti che trattiamo possono portare anche se non alla depressione, alla tristezza o allo sconforto. Davide Scano del Movimento 5 Stelle, buonasera Scano. Andrea Michelan del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Buonasera Nicola Talmi, CGIL. Buonasera. Riccardo Barbisan della Lega Nord, buonasera Barbisan. Buonasera a tutti. Buonasera Maurizio Conte del Fare, buonasera. E Giuseppe Franzoi di Forza Italia. Buonasera. A tutti, grazie per essere qui. È stata la settimana scorsa davvero una tempesta di sms, ne sono arrivati a migliaia, quindi davvero grazie. Focus è stato per tutta l'estate non solo uno dei pochi talk in onda, ma anche quello che ha tra quelli in onda ha fatto più ascolti, e vi ringraziamo moltissimo. Allora io direi, Fabrizio Bazzoni, partiamo da un fatto che poi batte con la questione dell'immigrazione, lo stato delle nostre aziende. Nel Padovano ha chiuso oggi un'azienda che era stata comprata dai cinesi, che hanno tagliato la corda, e quindi 102 famiglie sono per terra. Vediamo.
caso Aier, i cinesi se ne vanno e lasceranno sulla strada 102 lavoratori e le rispettive famiglie che lavorano per la ditta di Campodoro che produce frigoriferi. Che la situazione non fosse delle migliori si sapeva da tempo, ma che si arrivasse a questo punto di non ritorno, no. E i sindacati non sono disposti ad accettare che si passi sopra la testa degli operai. Noi ovviamente ci siamo attivati immediatamente, abbiamo chiesto all'azienda di incontrarci urgentissimamente, nelle prossime ore ci sarà un tavolo nel quale finalmente, diciamo così, affrontare la questione nei termini concreti, precisi, di dettaglio. È del tutto evidente che la scelta di chiudere un'azienda che dà occupazione e lavoro a 102 famiglie nel Padovano, noi non l'accettiamo in questo modo. I cinesi se ne vanno perché anche le condizioni economiche in patria non sono più rosee, come dimostra la crisi del mercato finanziario, e perché la competizione comincia a schiacciare anche loro, come schiaccia tutti, ma anche perché, come ormai si dice da tempo, lavorare in Italia sembra un percorso ad ostacoli. Il cuneo fiscale è uno degli elementi di freno sicuramente per l'investitore straniero, ma vorrei dire che una delle voci che più spaventano gli investitori stranieri sono i tempi della giustizia. Non è tollerabile che per una causa di lavoro qualsiasi si possa andare avanti 7-8 anni. Chi fa investimenti e li fa magari pesantemente ha bisogno di certezze. Insomma, tra mille quesiti sembra esserci una sola certezza: la crisi non è affatto finita. Proprio nel momento in cui si annunciano chissà quali riprese, chissà quale ripartenza, chissà quale uscita dalla crisi, insomma, noi nel Padovano continuiamo ad inanellare una serie di decisioni prese da aziende importanti nel nostro territorio che stanno mettendo in discussione centinaia di posti di lavoro. Servizio di Roberta Polese. Allora, Nicola Talmi, no? È un caos. In Europa, tra l'altro, in questa azienda c'erano tanti extracomunitari, tra il 70% era formato da lavoratori extracomunitari. Beh, un'azienda cinese che produce in Italia è oggettivamente un po' bizzarra. Segnalo che tra le due cose che voglio dire segnalano come scarsa competitività del nostro paese, le due: una è la questione del cuneo fiscale. Ricordo che il cuneo fiscale è la differenza dalla busta paga lorda alla busta paga netta del lavoratore. Quella differenza è data dal fatto che si pagano le tasse e che i lavoratori dipendenti le tasse le pagano tutte per forza di cose, perché è tassata la fonte. Se in Italia avessimo meno evasione fiscale, probabilmente avremmo meno peso fiscale sui salari dei lavoratori dipendenti e quindi quel cuneo fiscale sarebbe più basso. Sui tempi della giustizia segnalo che non sono tanto le cause del diritto del lavoro il freno agli investimenti stranieri, visto anche che grazie al Job Act di Renzi, diciamo così, il licenziamento per i nuovi assunti è piuttosto semplice ed extragiudiziario, ma semmai i tempi della giustizia sono lunghi per chi truffa, per chi fa fallire le aziende, per chi distoglie i soldi dell'azienda per investirli altrove, per l'evasione fiscale, per l'evasione contributiva. Cioè, i tempi della giustizia sono lunghi in Italia per chi è furbo. Quindi è evidente che noi la ripresa che stiamo vivendo è una ripresa per ora solamente virtuale, è un rallentamento della crisi che tra l'altro penso sia molto difficile possa recuperare i saldi negativi occupazionali che sono drammatici. Cioè, per recuperare i posti di lavoro persi in questi 8 anni di crisi ne servono 20, se questa è la progressività. Teniamo conto anche che le assunzioni che abbiamo avuto, le abbiamo avute grazie agli sgravi fiscali che sono stati garantiti agli imprenditori che assumevano, sgravi fiscali contributivi, quindi che peseranno sulle casse dell'INPS, che sono di 8.000 euro a lavoratore dipendente, che vanno rifinanziate di anno in anno. Io non so nemmeno se il governo è in grado di finanziarle per l'anno successivo. Qualcuno da fonti governative parlava del fatto di finanziarli solo per le donne o per alcune zone meridionali. Voi capite che se l'effetto drogante, diciamo, dell'occupazione è stato il fatto che se assumevi a tempo indeterminato, che poi indeterminato non è visto che si può licenziare facilmente, avevi uno sconto di 8.000 euro l'anno, e se quegli 8.000 euro poi non sono più garantiti, è gioco forza che questo tipo di sviluppo ha le gambe corte. La nostra preoccupazione è che invece forse un po' di risorse andrebbero investite. Io continuo a sentire il governo parla di tagliare tasse dall'IMU. Anche l'IMU agricola, esatto. Adesso l'IRAP agricola. No, a noi ci piacerebbe capire se ci sono anche soldi per fare un po' di investimenti in tecnologia, in ricerca, in sviluppo, per spingere le aziende ad innovare e per rilanciare un po' la domanda interna. Perché evidentemente le buste paga non bastano più per
animare il consumo interno, e questo è uno dei fattori di crisi principali. Cioè, noi non vediamo così rosa, vediamo qualche segnale di inversione di tendenza, ma non vediamo così rosa. I casi di un'azienda come questa è solo una delle tante che capitano, le aziende continuano a chiudere, le aziende che adesso stanno un pochino lavorando lavorano gioco forza, perché molti dei loro concorrenti nel frattempo hanno chiuso o sono falliti, e quindi questo è un problema che dovremo porci. Quindi la ripresa è molto difficile, è molto in salita, servirebbero iniziative più di profondità, di progettualità lunga, piuttosto che interventi spot che rischiano magari di accontentare qualcuno elettoralmente, ma che poi non hanno respiro. Insomma, vediamo le persone che perdono il lavoro a 50-55 anni, vediamo i tassi di disoccupazione giovanile che sono ancora troppo alti, vediamo questa situazione di incertezza e di precarietà che oggettivamente ha un peso forte sullo sviluppo, sulla possibilità di sviluppo della nostra società. Allora, anche Salvini sbaglia quando dice che bisogna accogliere i veri profughi, con 2.200 miliardi di debito non si accoglie nessuno. Sempre riguardo alle aziende, Riccardo Barbisan, consigliere regionale, c'è per esempio il caso Electrolux, c'è un boom di ordinativi, quindi bisognerà lavorare, lavoreranno anche altri sabati i lavoratori dell'Electrolux, quindi è un'economia del nord-est, perché qui parliamo degli stabilimenti di Susegana e Porcia, che ha luci e ombre, no? È un'economia un po' a macchia di leopardo, dove l'export tira, la domanda interna continua a essere in flessione, questo non crea poi vera occupazione, è una finta uscita dalla crisi senza creazione di posti di lavoro e che non dà stabilità. Io credo che gli indicatori positivi sul rilancio, il piccolo rilancio dei consumi interni, siano dati probabilmente da quegli stabilizzati attraverso il Job Act che oggi possono magari comprarsi la lavatrice a rate, la macchina a rate, prima non potevano perché in banca non gli davano il mutuo, ecco, o non gli davano l'affidamento. Però non siamo davanti, almeno per chi gira tutti i giorni, per chi sta in mezzo alla gente, a sentire gli imprenditori, ma a sentire anche i lavoratori, davanti a una crescita che porta nuovi posti di lavoro. Gli analisti, quelli che sanno tutto, dicono che purtroppo a questo ci dovremo abituare, nel senso a riprese dell'economia senza la creazione di posti di lavoro. È un'economia dalle gambe corte, e poi dopo leggiamo messaggi come questo dove qualcuno dice con i disoccupati che abbiamo e che abbiamo anche in Veneto diventa paradosso pensare di risolvere i problemi del resto del mondo, e quindi questa contraddizione esplode e ha una fondata ragione d'essere ed essere proposta anche attraverso i telespettatori che da casa ci ascoltano. E noi l'abbiamo sempre detto a questo governo, pensiamo non all'elettività o meno dei senatori, non pensiamo alla legge elettorale, pensiamo a come rilanciare i consumi, come rilanciare l'occupazione. Mi pare che sia ormai da quanti mesi che continuiamo a parlare di come deve essere composto il Senato, e le forze politiche, invece di proporre le proprie ricette economiche e poi i cittadini decideranno qual è la migliore, sentono ogni tanto uno spot di Renzi e poi tutto il resto è se Bersani è d'accordo se i senatori devono essere eletti dai cittadini o all'interno dei consigli regionali. Questo è un paradosso davanti alla situazione che viviamo, l'ha detto anche prima il sindacalista che è qui, non credo che sia un mistero che c'è una ripresa senza occupazione. Ma tra l'altro la cosa così abbastanza sconcertante è che propongono l'elettività diretta coloro che sono stati nominati, cioè no, c'è tutta questa guerra per l'elezione diretta da gente che è stata nominata e non è stata eletta dai cittadini. Comunque, se questi quattro sporchi politici mangiassero, potremmo essere come Austria, Svizzera e Germania. Vabbè. Allora, Maurizio Conte. Beh, Haier adesso è un esempio di quello che è il rischio di aver dato in mano
molte delle nostre aziende, imprese, agli stranieri. Perché forse questo è l'errore dei grandi imprenditori anche italiani o veneti, che quando sono arrivati a un certo punto, magari hanno visto un po' di difficoltà, hanno ceduto, magari proprio gli stranieri, in questo caso i cinesi, ma sono arrivati i tedeschi, tanti stranieri. Ma questi non hanno sicuramente in mente di rilanciare l'economia e le nostre imprese. Hanno l'obiettivo, e lo dimostra questo, di chiuderle, di non avere la concorrenza italiana, soprattutto veneta, di una capacità imprenditoriale, soprattutto manifatturiera, capacità di inventiva, capacità competitiva nella qualità. E questo è stato l'errore. Io spero sia questo l'obiettivo anche della politica, di garantire che quell'impresa che ha una forte capacità di iniziativa, di attività, che guarda all'innovazione, alla ricerca, possa essere sostenuta. Non magari con finanziamenti, perché sappiamo non ce ne sono. Qua l'obiettivo è di semplificare quella che è la necessità di ogni imprenditore di garantire alla sua impresa la competitività, con la capacità immediata di dare l'ampliamento, di dare la capacità di dare risposte a livello di semplificazione burocratica, di quella che è una semplificazione soprattutto nel costo della manodopera. È su questo che noi dobbiamo guardare con attenzione. Tante riforme hanno inciso in maniera negativa sulla capacità soprattutto della piccola impresa di mantenersi. Abbiamo tolto ad esempio quello che era la liquidazione famosa, quella quota che l'imprenditore metteva da una parte per il suo operaio, che però nel frattempo poteva investire per garantire delle risorse invece di andarle a chiedere alle banche. Purtroppo adesso abbiamo obbligato l'imprenditore a versarle o alle assicurazioni o all'INPS, e sta mettendo in difficoltà proprio quell'imprenditore che aveva una riserva, che ora deve andare nel mondo del credito, che sappiamo molto spesso è più difficile chiedere per un imprenditore un finanziamento quando ne ha bisogno rispetto a quando le banche adesso stanno piazzando agli imprenditori o ai grandi capitalisti che non ne hanno bisogno quelle quote che hanno ricevuto dalla BEI, che dovrebbero invece rilanciare l'economia, e la danno a chi non ne ha bisogno, pur di appunto avere un ritorno magari di una minima percentuale di ricavo. Allora è su questo che noi dobbiamo guardare con forza a una politica sia nazionale sia regionale che deve rilanciare l'economia. E io spero che anche in Regione riusciamo in qualche maniera a dare una risposta. Il Presidente Zaia ha presentato delle proposte riguardanti il contributo, l'aiuto alle imprese giovanili, progetti sicuramente appetibili che in questi anni sono stati anche già sperimentati. Ma noi dobbiamo guardare cosa vogliamo fare di questo Veneto. Se vogliamo appunto rilanciarlo, guardando magari adesso non so l'obiettivo ad esempio di bloccare i project, sicuramente ci sono brutti esempi anche in Veneto di quello che è stato l'utilizzo del project, ma dobbiamo invece guardare a come invece portare avanti opere che servono al Veneto e che devono in qualche maniera anche rilanciare e aiutare l'economia del Veneto. Le imprese sono fuori, stanno aspettando risorse, oggi abbiamo avuto un consiglio, perché purtroppo anche la regione sarà colpa del patto di stabilità. Ma le imprese, gli enti locali, coloro che hanno investito per rilanciare l'economia in opere pubbliche, avanzano 1,5 miliardi dalla regione. Quindi è questa la difficoltà. Dobbiamo sforare il patto di stabilità? Lo sforiamo. Dobbiamo avere coraggio, dobbiamo cercare di veramente di sfidare anche quello Stato che forse non ci ascolta. Ma dobbiamo portare avanti iniziative anche a livello regionale che diano un segnale forte, non solo appunto legate alla pancia della gente, ma soprattutto concrete. Maurizio Conte è stato assessore all'ambiente per tanti anni, negli ultimi anni, in regione, poi è stato rieletto in consiglio regionale. Vedremo tra poco cosa è successo sul territorio per altre ondate di maltempo che hanno colpito la Castellana, in particolare poi anche a Bassano del Grappa ci sono grandine, chicchi di grandine grosse come delle noci che hanno fatto grossi danni, però vediamo, tornando alle aziende e ai migranti, vediamo cosa dice il Ministro dell'Agricoltura Martina, che abbiamo intervistato questa mattina.
ci sono dei segnali sul versante dell'economia interessantissimi, sia dal lato dell'occupazione che dal lato della ripresa degli investimenti, dei consumi. Naturalmente bisogna stare coi piedi per terra, sapere che solo che è l'inizio, che non si recupera in pochi mesi quello che si è perso in 5-6 anni di crisi. Però io credo che sia da riconoscere che questo governo ha dato un'accelerazione sul piano dell'agenda di cambiamento del paese che non vedevamo praticamente da anni, e quindi penso che la cosa importante è veramente tenere bene i tempi e andare avanti con grande caparbietà. Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina da Padova risponde anche al leader della Lega Matteo Salvini, che ha minacciato l'occupazione del Ministero dell'Economia se non verrà trovata presto una soluzione per gli esodati che cancelli gli effetti della legge Fornero. Sapere che il tema della flessibilità in uscita è un tema che va affrontato, va posto in equilibrio con il tema della finanza generale, quindi con gli equilibri di bilancio, ma ecco, vabbè, se Salvini vuol passare il suo tempo a occupare i ministeri deve sapere che c'è della gente che nei ministeri lavora e lavora per cambiare le cose, quindi al di là della protesta essere sicuri che poi arrivino scelte che cambiano la realtà più che la propaganda. Avete visto prima SMS da Trieste, confini con l'Abrodo, si teme che questa ondata di profughi, non potendo più entrare dalla Serbia in Ungheria, poi si sposti verso ovest, insomma è un timore fondato, anche se poi ci sono altri paesi, la Croazia, la Slovenia, e vedremo che cosa accadrà. L'unico modo per allentare o dissuadere le partenze dei migranti verso l'Europa è divulgare un messaggio di chiusura come fa l'Ungheria. Allora, Andrea Michelani. Sì, io devo dire che ho sentito cose molto interessanti riguardo alla situazione delle imprese, molte considerazioni su cui concordo, anche quando si diceva dei problemi che sono da decenni che in qualche modo limitano la nostra economia, che sono quelle del cuneo fiscale e della giustizia lenta, che sono vere, che sono parametri che rispetto ad altri luoghi in Europa ci penalizzano. Stanno iniziando dei timidi segnali di ripresa, sono timidi, è vero, però è anche vero che vengono dopo tanti anni in cui invece di ripresa c'era una lunga crisi economica che ha visto chiudere imprese in continuazione e diminuire la nostra capacità di spesa, di ricchezza e di benessere. Quindi è anche importante dare dei segnali di speranza, perché le imprese, le persone devono in qualche modo investire perché si avvii una ripresa. Dopodiché, parlando anche della specificità delle nostre imprese, c'è molto da fare. Dovremmo ricominciare a parlare di politiche industriali, di cosa vorremmo che fosse l'economia del nostro futuro. Allora, il Veneto ha una grande vocazione all'internazionalizzazione. Internazionalizzazione è una parola un po' difficile da dire, che deve essere ben interpretata. Non significa andare, assolutamente non significa andare a produrre all'estero, significa aggredire i mercati esteri. È la capacità di esportazione che per fortuna ci caratterizza, ha sostenuto e continua a sostenere in questo momento le imprese che sanno farlo. Se dobbiamo guardare il nostro futuro, è importante riuscire a farlo sempre di più. Le nostre imprese sono di dimensioni ridotte e fanno fatica a esportare, perché ci vogliono capacità notevoli per riuscire ad andare a vendere all'estero. Però questa è una sfida a cui non possiamo mancare, perché se è giusto fare di tutto perché i consumi interni e la domanda interna supporti le nostre imprese, quello è fondamentale, però è vero che un'impresa non può basarsi sulla domanda, soprattutto alcune tipologie di impresa, solo sulla domanda interna per sopravvivere, ma devono andare all'estero, soprattutto quando, come dovremmo fare noi, in particolare quella del Veneto, puntiamo sulla qualità. Un altro aspetto, dal mio punto di vista, molto importante è quello dell'innovazione. Dove vogliamo andare? Noi abbiamo una grande tradizione di impresa nel Veneto, però dobbiamo capire anche che il futuro sta nelle nuove tecnologie, in un nuovo modo di produrre,
è vero, abbiamo puntato giustamente sulla qualità dei prodotti, meno che sull'innovazione tecnologica. Noi più che altro compriamo magari macchinari dall'estero, efficienti, e li sappiamo usare molto bene perché effettivamente lavoriamo molto, siamo precisi. Probabilmente dobbiamo cambiare anche un po' la mentalità invece e puntare sulla tecnologia perché è quello il futuro. Dopodiché devo fare sicuramente qualche considerazione sui servizi iniziali delle bar, perché delle bar, insomma, è della, cioè, della città. E, allora, il servizio aveva una macabra ironia che effettivamente era da alcuni punti di vista anche irresistibile. Humor nero. Sì, humor nero. E, allora possiamo, dopo anche una questione di gusti, andare a vedere se l'arredo urbano di quel tipo ci piace oppure no. Fatto sta che però quella piazza stiamo cercando, l'amministrazione sta cercando di darci un volto nuovo. Era un parcheggio a cielo aperto. La volontà è invece quella di ridarle una sua bellezza, una sua... usufruibilità da parte delle persone e quindi stiamo cercando di cambiare, insomma. Certo. E si è fatta anche una progettazione partecipata in cui le persone potevano venire a dare delle idee per l'arredo urbano. Ecco, non è ancora conclusa, forse ha anche quell'aspetto un po' macabro, probabilmente anche perché manca completamente la parte della pavimentazione e quindi insomma dobbiamo anche vedere cosa succederà. Ecco, lo spirito giusto, quello che credo sia importante, è quello dell'opportunità, cioè nel senso che stiamo cercando di abbellirla, quella piazza, renderla pedonale. E, prima non ci piaceva perché appunto era un parcheggio e probabilmente Treviso in quel luogo è centrale, ha bisogno di altro, è in mezzo a luoghi molto significativi della città e pensiamo che debba avere un'identità positiva. E, se vogliamo che Treviso sia più bella, più frequentata, dobbiamo puntare anche su questo. Allora, vediamo un po', abbiamo raccolto un po' di pareri ovviamente stamattina, vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. E qua è proprio casse da morto. Nemmeno il tempo di posizionarle, che sono già diventate l'argomento clou della città. Le nuove panchine di Piazzetta Battuti, pedonalizzata, o quasi. Dei parallelepipedi ad hoc, che sottolineano i progettisti, sono comunemente usati in tutto il mondo. Solo che per i trevigiani queste sono, e conoscendo la città, rimarranno per sempre... casse da morto, terribili, trovo brutte, proprio brutte brutte. Inevitabile la furia sui social network, dove è già stato postato di tutto. Pochi quelli che le difendono, molti quelli invece che le ironizzano. Mancano le maniglie e la croce sopra, per poi sono delle bellissime casse da morto. In comune si sono subito affrettati a divulgare questo rendering sulla piazza finita e domani l'assessore Michielan risponderà alle critiche per una vicenda già finita, manco a dirlo, tra i banchi del Consiglio Comunale. Poi le panchine siano belle o siano brutte, abbiamo riportato un po' la decenza. Io penso che forse veramente o si deve mettere una posizione diversa oppure cambiarle, ma penso che sia difficile, oppure metterci dei cuscini. Quelle c'è chi però... dice invece che bisognerebbe cambiare chi le ha scelte. Ah beh, ma io faccio parte della maggioranza e questa cosa di sicuro non la dico. Pensate che quelle panchine solo oggi sono state spostate 8 volte, i vasi sono stati spostati almeno una decina di volte e quindi questo è sinonimo di mancanza di idee, di progettualità. Un pregio a guardare bene comunque già ce l'hanno, quello di far discutere tutta la città. Non le piacciono? No, assolutamente. No. Assolutamente no. Non sono proprio esteticamente piacevoli. Sembrano tutt'altro. Cioè? Delle casse da morto, sì. Tutti i mestrini, servizio di Lucio Zanato, erano tutti i mestrini. Anche i mestrini da parlare, poi comunque semmai sono belle invece. No, pensando anche Trevigiano. No, pensando che quello fino a 60 anni fa era l'ospedale civile sì, di Treviso, non so se le casse da morto messe da Manildo siano una critica al sistema sociosanitario veneto, mi viene da dire. Però insomma portano poca speranza pensando che lì c'era un ospedale. Diciamo che tra chi le toglieva e chi le mette, io poi vedo chi le mette. Vabbè, ok. Riferimento allo sceriffo, no? Ricordate per la questione. Poi che metteva, faceva i teschi per terra il sindaco precedente. Sono diminuiti gli incidenti dove ci sono i teschi per terra. Chissà adesso con le bare cosa faremo.
Allora, ma vi sembra che quelli che sono qui anche da 10 anni si siano integrati? Giuseppe Franzoi, che è di Eraclea, come vanno le cose lì? Perché si era parlato molto di Eraclea per quella parte dei profughi che era stata ospitata in un residence, no? Niente, là non è cambiato niente, anzi la situazione si è un po' alleggerita, perché sono partiti con quasi 300, adesso siamo arrivati in 150, però c'è sempre, prima i 300 magari quando c'era la stagione si faceva un po', si notavano meno, adesso qui i 150 si notano di più perché non c'è più nessuno. Il punto è un altro, è che effettivamente la location che è stata data per ospitare i profughi è nuova, però non è adatta per ospitarli. Tutti la vogliono far passare come una location che va bene per i profughi, ma non è quello. Dall'amministrazione comunale a tutti i personaggi importanti che sono passati, per dire anche Salvini, ad oggi non è stato fatto niente. Noi ci teniamo i profughi, magari fino non si sa quando, penso il prossimo anno, la prossima stagione, c'è, oddio, da parte degli operatori turistici c'è stato un danno anche di immagine, che penso che questo qua sarà stabilito anche dalle aule dei tribunali per capire se effettivamente questo è vero. Tanti dicono addirittura che noi ne abbiamo tratto beneficio, perché si parla finalmente di Eraclea Mare, che non è Eraclea Mare. Io dico che è giusto fare del bene, è giusto ospitare le persone che hanno più bisogno di noi. In questo caso non sta a me giudicare se questi sono profughi o clandestini. Però io dico, se ospitiamo questa gente dobbiamo avere delle strutture adatte per ospitare delle persone. Questi sono ospitati in maniera diciamo troppo povera e non con la giusta importanza di un profugo. Allora io dico, se non siamo in grado di portare avanti una cosa del genere, dobbiamo, e qua torno indietro perché spezzo una lancia per Salvini che prima l'ho attaccato, di aiutarli ma nel suo paese. Non possiamo pensare di farli entrare in continuazione e non avere le strutture adatte per poter ospitarli. Allora, tanti sms, anche ne avete visti alcuni sul parroco di Carpenedo, l'avevamo intervistato l'altro giorno, aveva detto io faccio un ristorante per le famiglie italiane, la precedenza loro, e poi anche i profughi, qui polemiche, il parroco della Lega, eccetera. Vi lamentate tanto, ma le ultime elezioni chi avete votato? Giorgio da Verona, tantissimi ci scrivono a Verona, li salutiamo, come anche tutti coloro che vivono a Trieste, a Gorizia, a Udine, a Pordenone, insomma tanti ci scrivono anche dal Friuli Venezia Giulia. Finalmente si ragiona, viva gli eredi degli Asburgo. Allora vediamo, andiamo al maltempo, vediamo cosa è successo ieri sera nel Trevigiano in questo servizio. È successo un attimo, guardi, un attimo, un colpo che non so se era una bomba o cosa, mi ho trovato spanca la porta e mi ha spaccato tutto dentro. Vedo che qui è anche il muro. La porta via i cubi d'aria che ho battuto i sud di qua. Pochi minuti dopo le 5 di ieri sera, tra via Castellana e via Bassa a Morgano, una tromba d'aria probabilmente formata tra le campagne e confine di Santa Cristina inizia il suo percorso di distruzione. Secondi, forse minuti, ma quello che lascia dietro è una scia di una ventina di case con tetti scoperchiati, alberi divelti, pali della luce e del telefono penzolanti. La prima abitazione che si trova lungo la scia sembra mitragliata. Sul muro i segni delle tegole infrante, i balconi incisi, alcune finestre letteralmente scoppiate, danno l'idea della furia del vento. E lei dove era dentro? Sì, era dentro, ma guardi. Ieri era a porta, ieri sarà solo coscato. Guarda là che era a scarpiere, insomma, tutto era spaccato. In quel momento tra queste case c'erano solo anziani e bambini, gli adulti erano quasi tutti a lavoro. Volava tutto, e neanche la finestra da chiuda, neanche buona chiuda la finestra.
A lei come danni cosa solo il camino? Come fa a dirgli? I camini sono a casa e i robaltai e i copi anche avrà rimesso il coperto, insomma. Nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto era successo che subito è partita la gara di solidarietà tra le famiglie. Nessuno si è risparmiato, chi raccogliendo calcinacci, chi pulendo dentro le stanze, chi salendo sui tetti per mettere in sicurezza le coperture. Ho vinto. Tutto vinto, botte, ma non sai neanche più cosa. Per molti il primo impatto è stato di sconforto. Ristrutturato un mese fa, non so bene sia. Però per fortuna non si è fatto male. Sì, ecco, ma mi faceva porito di sé. Ma se dura, sai, non capiva così. Gli era tutto a posto, guarda, non si è perso di prima. Servizio di Lucio Zanato, io direi prima di sentire Davide Scano e Roberto Tassan, vediamo un altro servizio sul maltempo, sempre nel Trevigiano, vediamo quali sono stati i danni. Grazie Fabrizio Bazzoni. Stimiamo circa 25-30 edifici più o meno interessati dall'evento atmosferico. Via Castellana e via Bassa a Morgano il giorno dopo. Sui tetti di nylon, messo nella notte dai vigili del fuoco, attorno alle case è un continuo ammassare, pulire e montare impalcature per rimettere il più presto possibile tutto a posto. Sono tanti i danni? Diciamo di sì, ma ce la faremo. Senta, poteva anche andare peggio, si poteva scappare? Indubbiamente, nessuno si è fatto male, quella è la cosa importante. Con il sole diventano evidenti i danni. Il giorno dopo, botta assorbita, come ci sente? Malissimo, perché dopo si vede veramente i danni che si sta fatto, perché ieri così fra il buio e la notte che dopo si arriva e tutto quanto non mi aspettavo di trovare tutto questo disastro. Tutto viene predisposto per la gestione delle macerie, alcune anche pericolose. Innanzitutto non toccare per esempio l'Eternit, dovesse esserci, stiamo attivando e siamo proprio qui in questo momento in perlustrazione con l'azienda contarina per appunto la bonifica di tutti quei piccoli o medi siti che possono essere interessati. E mentre tutti sono operativi, chi non si è ancora presentato è l'azienda telefonica, nonostante i cavi penzolanti o peggio a terra, schiacciati dal passaggio dei veicoli. Ci hanno dato telefonicamente un tempo di 48 ore, questo non è ammissibile assolutamente. Quello che colpisce è la serenità di questa gente, che non è rassegnazione, perché molti, dopo Vallà, hanno assicurato la casa. Non si può più fidare, le assicurazioni meno male hanno una certezza che almeno qualcosa in parte rispondono. Così, se da una parte pesa quantificare i danni, dall'altra c'è il sollievo parziale di essersi premoniti. Intanto dal sindaco l'appello alle famiglie. Raccomando di fotografare tutto, chi sia assicurato e chi no, e di quietanzare ogni tipo di lavoro per l'intervento. E nei prossimi momenti, nelle prossime ore, daremo indicazioni ulteriori. Sindaco di Morgano, intervistato da Lucio Zanato. Allora, Davide Scano, tra l'altro stiamo dando anche noi un promo del Presidente della Regione, Luca Zaia, che invita i veneti a dare un contributo con un sms al 45500, 2 euro per ogni sms che viene mandato. No? Quindi prima va là Riese Pio X, poi la Riviera del Brenta, la Castellana, insomma. Ma i servizi secondo me sono emblematici di quello che sta succedendo e di come sta cambiando anche le condizioni meteo. Una volta si diceva è arrivato l'autunno, invece adesso arriva la stagione delle piogge ormai nel nord Italia. E io credo veramente che anche rispetto a quello che hanno detto gli altri, prima si parla sempre di rilancio dell'economia, di nuove opere, cosa fa la regione, cosa vuole finanziare, i project. Bisogna anche un attimo porsi la domanda su cosa serve veramente, cioè vogliamo cambiare rotta o vogliamo restare sul vecchio modo di pensare, perché queste sono le emergenze, quelle che abbiamo visto, cioè rischio idrogeologico, allagamenti, tornadi, cioè si potrebbe veramente fare altro che le grandi opere a cui si pensa sempre, nuove arterie stradali, l'alta velocità, cioè lanciamo anche a livello nazionale un piano di riqualificazione o rinnovamento di tutti gli edifici scolastici. Cioè guardiamo la Germania perché blocca Schengen, però non guardiamo che hanno le scuole con praticamente passive dove non si consuma un kilowatt. No, questo non lo guardiamo, guardiamo solo le cose che ci fanno comodo. Cioè, occorre veramente
mettersi nella prospettiva del mutamento climatico e anche e quindi cercare di avviarci verso un'economia del tutto diversa rispetto a quella che abbiamo visto. Cioè piani industriali, ormai abbiamo perso la chimica, ci resta solo un po' di manifatturiero in Italia, manifatturiero ovviamente di nicchia, di alta qualità, sui settori alimentari, i settori dell'alta moda, ma comunque non torneremo più con quello che c'era 20 anni fa. Cioè, io credo veramente che questa è anche l'onda innovativa che porta al Movimento 5 Stelle. È un'attenzione fortissima per l'ambiente, ma anche per l'economia. Cioè, con le riparazioni, con le ristrutturazioni energetiche lavorano i nostri piccoli artigiani, lavorano le piccole imprese, che sono quelle l'ossatura della nostra economia, non sono certo le imprese che ormai si sono trasferite, no? Abbiamo visto prima anche negli SMS, tutti che hanno portato la sede fuori. Queste hanno mangiato, il caso emblematico della Fiat che ha preso un sacco di finanziamenti e poi ha spostato le sedi fuori per pagare meno tasse. E di opere grandi ne abbiamo già viste, iniziamo a fare le opere piccole, magari ci sarà meno giro di tangenti, e io vengo da Venezia, insomma parlo a ragion veduta, e probabilmente riusciremo anche a dare un maggior livello di soddisfazione e di utilità ai cittadini, perché veramente pensare ancora a vecchie cose stantie viene un po' il voltastomaco. Cioè, l'ospedale di Mestre è stato fatto col project financing, in Corte dei Conti sono aperti quattro fascicoli di indagini e ci sono fior fiori di dirigenti delle ASL che adesso si stanno mettendo insomma veramente sull'attenti per le indagini. E quindi quello è il sistema, il meccanismo che è stato ipercollaudato e probabilmente non ha funzionato. Il sistema del project financing in Inghilterra funziona diversamente. Noi l'abbiamo inquinato per esentare l'imprenditore privato dal rischio di impresa. Il problema non è il project. E probabilmente anche lì si nasconde forse un giro di tangenti, sì. un qualche favoritismo. Il problema non è il project, perché no, non è il project, è che l'abbiamo, l'abbiamo fatto all'italiana. Come anche per la pedemontana, se non ci sono i flussi di traffico richiesti, probabilmente la regione o lo Stato dovrà coprire le mancate entrate per il privato, ma quello non è un project financing, non è un contratto di concessione, quello lì è una beneficenza. Allora, vediamo un'altra testimonianza dalla zona colpita, nel Trevigiano, in questo terzo servizio. Qui fuori lo vedevo, la coda della tromba d'aria che si stava formando, poi è iniziato un forte vento e ho dovuto barricarmi in casa con i miei familiari. Io l'ho documentata e guardi, io spero di non rivederla più. Se ne sono andati solo oggi, poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco da questa abitazione di via Sabbionare a Campigo di Castelfranco. Non prima di mettere in sicurezza la casa con il tetto letteralmente staccato e spostato dal vortice di ieri. In pochi istanti ho visto crollare il muro. E quando sono uscito ho visto il tetto che era elevato dell'abitazione. Ma cosa avete sentito? Cioè, com'è accaduto? Tutto tremava, finestre, pareva che la casa si muovesse dalla forza del vento. Una forza enorme che ha spostato tutta la travatura portante, come testimonia questa fessura, all'interno dell'abitazione. Un danno notevole, con colonne da quintali alzate dalla furia della tromba d'aria, che solo per fortuna non ha causato danni alle persone. Sono arrivato a casa, ho visto che i miei familiari stavano bene. Mi si è aperto il cuore e dopo ho cominciato a guardare questi danni sulla casa, allora ho chiamato l'impresa qui vicino che ha cominciato a mettermi subito in sicurezza l'abitazione. Sono risparmi di una vita questi? Sì, questi sacrifici miei, della mia famiglia, mio papà, mia mamma, sono andati così. Più in là, quasi lo stesso copione, con tegole volate sui campi attorno per quasi un raggio di 100 metri. Erano volati fino in fondo dagli alberi là. Avevo un po' di esperienza su Valà, che un mio amico le era capitata, ma quando la vedi sul serio è tutta un'altra cosa. Se ti arriva un coso così sulla testa, rimani lì. Per fortuna sono ancora vivo.
C'è uno studio di ricercatori americani che dimostra che nelle zone colpite da calamità, da tornado, da alluvioni, poi c'è un aumento vertiginoso degli psicofarmaci, no? Perché c'è proprio un trauma e insomma si deve fare ricorso alle cure di psicologi e psichiatri. Roberto Tassano, scrittore scientifico, voi parlerete di depressione a Mogliano Veneto per iniziativa del gruppo Psicologi di Mogliano, il luogo dove non si connette, no? Questo è il titolo un po' di questa, nel senso che lì non c'è campo, no? Certo, ma io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi degli amici che mi hanno preceduto e mi sento un po' un pesce a por d'acqua, perché i dati economici e politici che ho sentito sono interessantissimi. Allora cerco di parlare, di dire due cose sul male oscuro, come lo chiamava Giuseppe Berto, certo, sui mali dell'anima, sulla depressione, proprio rispetto ai due fenomeni di cui stiamo parlando stasera, la crisi economica e il fenomeno migratorio. Allora, intanto parto da una considerazione che tanto scontata non è. Anzi, i dati di cui parlerò non sono per niente scontati. C'è un legame molto stretto tra i livelli economici di una società e l'incidenza, la morbilità della società stessa. Pensate che i paesi in via di sviluppo, gli abitanti dei paesi in via di sviluppo sono colpiti da episodi depressivi più o meno gravi, ma soprattutto di una certa consistenza, nell'11% dei casi, cioè 11 persone su 100 nel corso di tutta la loro vita saranno colpiti dalla depressione. La percentuale aumenta negli paesi diciamo più sviluppati, tipo l'Italia, si arriva al 15%. Attualmente in Italia le persone in cura farmacologica ammontano a 1,5 milioni di soggetti, quindi il 2,5% della popolazione. C'è un'impennata invece straordinaria nei paesi ricchi, Stati Uniti per esempio e Paesi Bassi, per fare due esempi, dove le depressioni serie ammontano al 30%. Allora ciò vuol dire che un paese più è ricco, più ha una forte incidenza di depressioni, ma addirittura di depressioni molto serie. Altra cosa però, adesso io stavo parlando di una situazione normale, diciamo continuativa. Altra cosa invece è la crisi, perché la crisi è la rottura di uno schema di vita. Proviamo a pensare alla crisi aziendale o la crisi della famiglia, la disoccupazione, la perdita del posto di lavoro. La crisi invece è un qualcosa appunto di episodico, di durata più o meno lunga, ma che comunque cambia completamente il modello di vita, i modelli culturali. Allora, in questo caso, evidentemente, la depressione, gli episodi depressivi possono, diciamo così, aumentare. Un buon esempio è il suicidio di alcuni imprenditori veneti a cui abbiamo assistito, anche se c'è stato uno studio, non ricordo di chi, che ha affermato che molto spesso il suicidio è collegato non solo alla crisi economica, alla situazione fallimentare dell'azienda, ma anche a problemi di vita, una separazione, un lutto, un divorzio, eccetera, eccetera, che si somma a questo aspetto. Andiamo invece, adesso dico due parole, sull'aspetto dei flussi migratori. Parlo un po' anche da cittadino che prende i mezzi pubblici, da cittadino che parla con gli altri. La prima constatazione è che il cittadino medio ha una percezione dell'entità proprio quantitativa dei flussi migratori anormale. Poco tempo addietro un sociologo ha fatto uno studio e ha rilevato che la percentuale di immigrati sull'intera popolazione italiana, questo qualche mese fa,
è del 7%, la percezione degli abitanti ammonta invece al 30%. Enfatizzazione ovviamente porta a delle grosse preoccupazioni. Proprio due giorni fa sono stato fermato da una signora la quale mi diceva, l'accoglienza non era una persona né molto chiusa né l'accoglienza a queste persone la paghiamo noi con le nostre tasse? Già appunto c'è una crisi che investe le famiglie, che fanno fatica ad arrivare al 30 del mese. Allora probabilmente qua bisognerebbe che proprio mi rivolgo a un illustre rappresentante della stampa del mezzo televisivo, ma anche dei giornali, eccetera, eccetera, bisognerebbe fare un po' di, secondo me, di verità, cioè dire le cose veramente come stanno, perché se è vero che una invasione incontrollata crea effettivamente dei problemi di natura strutturale, economica, abbiamo sentito prima parlare di un centro di accoglienza che scoppia, l'amico della zona di Jesolo appunto parlava giustamente che l'accoglienza deve essere fatta in strutture idonee, ecco, però dobbiamo anche partire da una considerazione che, cioè, fare attenzione a non generalizzare, sì, a non... ma che noi abbiamo anche bisogno. Un filosofo ha scritto recentemente un libro, L'Occidente, la terra del tramonto, cioè la crisi dell'Occidente, perché abbiamo una crisi demografica che ha bisogno anche di apporto di forze di lavoro nuove. Grazie dottore, poi ci torniamo ovviamente, ci invadono e reclamano diritti con arroganza, inoltre fanno il gesto di tagliarci la gola come ipotesi futura, respingimenti ed espulsioni e basta autolesionismo. Barbisano. Ma poi, sono cose che, cioè, mi scusi, ma sono cose che non si possono sentire quello che ha detto. Perché con cosa crede che siano pagate le politiche di accoglienza che fa lo Stato? Con i soldi che ci dà l'Unione Europea, no? Giusto? Perché lei probabilmente diceva di quel cittadino che chiede li paghiamo con le nostre tasse, invece no, qualcuno risponde no, li paghiamo con i soldi che ci dà l'Unione Europea. Ma i soldi che ci dà l'Unione Europea non è che li stampano di notte, non glieli dà nessuno, li pagano gli stati membri, le quote, e l'Italia paga insomma un contributo considerevole, pertanto quei soldi sono anche i nostri. E poi di filosofi e di scienziati del diritto che mi dicono che le migrazioni servono per pagarmi le pensioni di domani e politici che asseverano queste tesi, secondo me sono fuori dalla grazia di Dio, perché il politico italiano ma dovrà preoccuparsi di trovare e di fare un welfare capace di aumentare la demografia naturalmente degli italiani e degli immigrati presenti in Italia, non di acquistare nuovi giovani in giro per il mondo, non di acquistare nuovi schiavi in giro per il mondo. Secondo me è il fallimento stesso di una cultura nichilista quella che prevede e pretende di sostituire generazioni perché non si autoproducono. Prende coscienza del problema e dice vabbè, guardiamo in giro per il mondo da dove possono arrivare i giovani forti. Io credo che se in Francia c'è un numero ben più elevato di figli per donna sia frutto di politiche di welfare più lungimiranti, se nell'Unione e se nell'Europa del Nord ci sono due figli per donna e in Italia siamo a 1,05, quello che siamo, sia frutto di politiche e di welfare di sostegno al lavoro femminile, al part-time, agli asili nido e a tutto questo. E non sono andati in cerca di vedere, hanno subito l'immigrazione come noi, più di noi, ma non hanno pensato di portarseli a casa. Perché il welfare a favore della famiglia è nei confronti dei danesi e degli immigrati che vivono regolarmente in Danimarca da oggi, da 10 anni fa o da 20 anni fa.
Pertanto io queste teorie qui non le voglio ma neanche sentire, perché altrimenti io faccio anche a meno di fare politica e qualcuno sarà contento, ma non io certamente, qualcuno magari a Talmi sarà contento. Però penso che siamo, abdichiamo alla nostra stessa funzione con ragionamenti del genere, quindi non lo so, quasi allibito. Però pensa che il mondo è andato avanti così. Pensa, la cosa strana è che invece in tutte le società che invecchiavano le immigrazioni hanno determinato questo. Peraltro poi adesso stiamo parlando di un'altra cosa, perché quello che stiamo subendo in questo momento è l'arrivo di profughi e di migranti economici che vengono insieme ai profughi, che è una cosa un po' particolare. Di molti più migranti economici che profughi. Sì. Però voglio dire, le pensioni vengano pagate da quelli che attualmente lavorano, è un dato di fatto. E quindi certo, se ci sono sempre di più pensionati, malgrado la riforma Fornero, diciamo così, abbia reso un po' più difficile arrivare all'età pensionabile, però, e quindi servono dei lavoratori per pagare chi sarà in pensione, anche perché l'età media si allunga, eccetera, eccetera. Quindi quello è normale, cioè in tutte le democrazie mature e sviluppate l'immigrazione ha avuto questo ma il clandestino, il profugo può lavorare, ma il clandestino è difficile che abbia un contratto regolare. No, scusa. È impossibile. Ah, è impossibile. Pertanto che pensioni ci paga. Guarda, domani? Io ieri ero all'incontro con il prefetto a Treviso, convocato il consiglio territoriale sull'emergenza, no? E io sono un po' colpito, questo prefetto mi piace molto, al di là del cognome, perché mi sembra molto Laura Lega, no? Attiva e anche decisionista come serve, e soprattutto ha detto a un sindaco leghista, di cui non farò il nome, ha detto non esiste libera adesione alle leggi della Repubblica, a un sindaco che mi è piaciuto molto. Però voglio dire, mi sembra che noi continuiamo ad affrontare solo il tema dell'emergenza, quindi arrivano, dobbiamo trovare delle sistemazioni, come diceva, come è avvenuto ad Eraclea, dobbiamo trovare delle sistemazioni di emergenza, alcune buone, altre meno buone. Ovviamente, siccome le cooperative, le associazioni, quelle storiche, non, ormai sono già piene, nascono queste società ad hoc, come quella della caserma, per fare business, perché dobbiamo dircelo, perché è un business, e non ci poniamo il problema di qual è la prospettiva. Perché io infatti al prefetto ho posto questa questione: guardate che facciamo che il tasso di riconoscimenti di varie forme di protezione internazionale è del 30%, facciamo, ok, quel 30% il giorno stesso che ottiene il diritto d'asilo o d'altro esce dal programma, non sappiamo dove metterli. Non sappiamo come possa mantenersi, perché io ho posto la questione che queste persone dovrebbero cominciare prima o poi a lavorare, mi si è detto, ma no, c'è questo problema. Ma io mi sono posto quell'altro problema che un ascoltatore prima segnalava con SMS, io mi sono posto quell'altro problema. Voi sapete che il tempo di risposta delle commissioni è piuttosto lungo, il prefetto ci ha comunicato ieri che ad ottobre esamineranno tutto quello del 2014, quindi siamo piuttosto in ritardo, vuol dire che un profugo, non sono clandestini, sono richiedenti asilo e finché non hanno il diniego sono richiedenti asilo, non sono clandestini. Un anno e mezzo di tempo, perché dovrebbero 6 mesi, diventa un anno e mezzo, per avere la risposta, contro la quale può fare anche ricorso al tribunale ordinario con i tempi che ne conseguono. Allora, siccome io con queste persone ci ho parlato, ho discusso, ho cercato di ragionare e capisco anche il dramma umano di uno che si mette nelle mani di questi mercanti di morte per sperare in una condizione di vita migliore, no? Questi lo sanno che alla fine dei 2 anni noi li abbiamo tenuti in queste strutture per 2 anni e dopo alla fine dei 2 anni diciamo guarda, c'è una novità, questo è il foglio di via, da domani c'è il clandestino e quindi non puoi lavorare, non puoi, a meno che non vai a lavorare in meridione, in certi posti, a raccogliere pomodoro, a 2 euro, o anche qua, perché c'è lavoro anche qui. Allora, voglio dire, noi dovremmo porci il problema di che stiamo alimentando, io l'ho detto al prefetto, stiamo alimentando una bolla che prima o poi scoppia, no? Perché prima o poi dovremmo cominciare. Se le commissioni lavorano più velocemente adesso, più velocemente arrivano i nodi al pettine, cioè avremo quelli che giustamente viene riconosciuto che hanno diritto a una protezione internazionale e quindi la protezione gli viene riconosciuta, però devono cominciare poi dopo a lavorare, a trovarsi una casa perché non saranno più ospitati in centro dove sono, ma ci sono tutti quegli altri a cui dovremmo dirgli ragazzo tu no, devi tornare al tuo paese. E pensate che uno di questi, magari che si è fatto prestare i soldi dal clan, dalla famiglia, dal villaggio, per venire qui sperando che poi rimandasse i soldi indietro, devi dirgli tu torni a casa con una mano davanti e una mano dietro e arrivederci. Allora, siccome appunto i soldi che noi spendiamo, che sono soldi di fondi europei, va ricordato, uno dei pochi fondi che l'Italia riesce a spendere, perché di solito gli altri fondi non riesce a spendere, almeno questa è la buona notizia,
con queste persone, anche con quelle che vogliamo rimandare indietro, perché non cominciare a ragionare sul fatto di dargli delle competenze di lavoro e dargli, con la cooperazione internazionale, delle possibilità di ritornare al paese non come sconfitti e cacciati, ma come persone che cercano di ricostruirsi una condizione economica nel loro paese? Perché prima o poi questo nodo, guardate, che dovremo affrontarlo, perché prima o poi questa è la questione che noi ci dovremmo affrontare. Adesso li abbiamo qui, tra un po' dovremo gestirli, e io dico che dovremmo gestirli in modo intelligente, cercando di fare in modo che queste persone possano, se hanno diritto a rimanere qui, se non hanno diritto a ritornare al loro paese in una condizione decente. Poi servirà una legge immigrazione unica per l'Europa, perché questo è lo scandalo che abbiamo in Europa, che ognuno ha una legge diversa. Poi abbiamo visto il trattato di Dublino, le sciocchezze che stanno venendo, e anche, secondo me, voglio dire, una politica vera dell'Europa nei confronti di questi paesi, perché stanno arrivando dalla Libia, dove i francesi sono andati a fare una guerra, e stanno scappando dall'Inghilterra, dove americani e inglesi sono andati a voler destituire Assad, facendo nascere l'ISIS. No, perché se non andiamo alle origini della faccenda, non ne usciremo mai da questa faccenda. Ma per andare alle origini della faccenda, noi come Italia partecipiamo all'embargo, sì, all'embargo sui medicinali contro la Siria, cioè noi partecipiamo all'embargo, esatto. No, ok, contro, sì, il governo legittimo della Siria. I siriani sono già in Germania, pertanto, già la merda. Pertanto noi siamo complici e aggraviamo il problema di quelli, certo, che poi quando vediamo arrivare qua diciamo poverini, ma siamo schizofrenici. Scusa, il punto è anche un altro, alla grande, che noi qua, professore, c'è bisogno di tanti psicologi, adesso, soprattutto in politica estera, psichiatri, il punto è anche un altro, che noi c'è una cosa, è un dato di fatto che tutto attorno a questa cosa, come da buoni italiani, noi creiamo business, cioè qua ci sono le cooperative che ci vengono contro perché li vogliono tenere lì, perché per loro sono soldi, giustamente sono soldi e si stanno arricchendo, ma è una cosa a macchia d'olio, le cooperative che si stanno, anzi stanno loro mettendo con i prefetti cercando di dare degli alloggi, ma che vengono costituite apposta, certo, certo, neanche questo, preesistenti. Quando è che noi ci liberiamo? Per carità, io dico, se sei una persona, un profugo che hai voglia di lavorare, iniziamo a creare dei lavori socialmente utili. Utili vuol dire iniziamo a tagliare le erbe sugli argini, abbiamo dei mille lavori da far fare, ma non speculando sulle persone, pagandole nel modo giusto. Ma questo, a loro non vogliono fare questo. Però, allora, Tassano, volevo, dica se volevo replicare in modo molto schematico. Primo, un progetto di recupero demografico, come ipotizzava il nostro amico, ha tempi storici, non politici, ha tempi storici. Allora, secondo punto, questo non lo dicono nei filosofi, nei politici, ma lo dicono gli studiosi di demografia. L'Occidente, e segnatamente l'Europa, è un paese vecchio, è un paese che ha bisogno di risorse umane. Terzo, due esempi. Se io non avessi potuto pagare una badante per mia madre, piuttosto anziana, una badante che proveniva da un paese al di fuori della comunità europea, avrei avuto enormi problemi. Secondo, il distretto industriale vicentino, se non avesse l'apporto di lavoratori extracomunitari, chiuderebbe bottega. Ho finito. Sì, ma non sono profughi arrivati 6 mesi fa dall'Africa nera senza documenti, le persone di cui mi parla. È gente che ogni 6 mesi è in questura, in prefettura, e ha tanti di quei problemi per il rinnovo del permesso di soggiorno. Cioè, parliamo di categorie profondamente diverse. Anch'io ho avuto la badante moldava per i nonni e senza i qua, che devo tanto ringraziare, perché altrimenti sarebbe stato un problema andare al lavoro. Che noi dobbiamo incrementare, ma non insomma, voglio cose. Dire, ma è ben diverso dai ragazzotti di 20 anni che abbiamo visto a Quinto. Ma e chi che li vuole? E chi li vuole i ragazzotti di 20 anni che magari spacciano droga? Non certo io, né credo tutti gli uomini di buona volontà. Ah, ecco, se parliamo, ma guardi, allora siamo d'accordo, perché se parliamo di gente che arriva con l'aereo, fa la dogana e viene qui col suo passaporto, siamo tutti d'accordo. Allora, scusate, a proposito, prima di tornare da Maurizio Conte, a proposito di migranti, in qualche modo migra anche Giancarlo Galan, che dalla sua villa di Cinteuganeo, che ha deciso di vendere, traslocherà in un appartamento, appare sempre
a Cinto. Vediamo questo servizio di Roberta Polese. Il 30 settembre prossimo l'ex doge Giancarlo Galan lascerà Villa Rodella e la venderà, perché quella data la casa entrerà in disponibilità dello Stato, che gliela confischerà in virtù di quei 2 milioni e 600 mila euro che Galan deve sborsare come disposto dai giudici dell'udienza del patteggiamento. Stando a quanto riferiscono gli avvocati, la famiglia Galan avrebbe già stipulato un contratto d'affitto per una villetta nei Colli Eugani poco lontano da Cinto. Il meccanismo era che dal momento del passaggio in giudicato della sentenza Galan avesse 90 giorni di tempo per trovare i 2 milioni e 6, altrimenti quest'ultimo gli avrebbe preso ciò che era già sotto sequestro, ovvero la villa. A fine mese l'ex ministro e attuale deputato di Forza Italia sarà costretto a lasciare la reggia che è stata costruita dalla Mantovani come restituzione dei favori ricevuti per la realizzazione del MOSE. Galan ha patteggiato 2 anni e 10 mesi ai domiciliari ed è stata inoltrata l'autorizzazione dal cambio di residenza al Tribunale di Sorveglianza. L'ex governatore è poi in attesa che il Tribunale di Sorveglianza si esprima anche sulla richiesta dei suoi legali di un affidamento in prova ai servizi sociali, e l'udienza potrebbe essere fissata per ottobre, anche se i suoi legali temono uno slittamento, visto che Galan dovrà prima essere visitato da un assistente sociale. Allora, Maurizio Conte, a parte Galan. Bisogna ringiovanire l'Italia e l'Europa. Forse il metodo più semplice è quello di poter lasciare magari qualche giovane coppia che avrebbe magari anche voglia di avere prole, di avere meno tasse, di avere magari stipendi più alti. Forse quello è la soluzione migliore, no? Portarci chissà chi, che sicuramente forse non ha cultura, mentalità, identità, che può integrarsi con la nostra. Quindi è sicuramente una scelta che appunto si deve fare, e deve farla la politica. Ma dall'altra parte, nell'ambito di quella che è la necessità di risolvere questo problema dell'immigrazione. Innanzitutto io sono contrario all'accoglienza diffusa, questo perché sicuramente sta incentivando tutto quel sistema collegato di interessi anche economici che stanno forse superando quello che è l'obiettivo di accoglienza, sta appunto gestendo risorse pubbliche magari in maniera anche non trasparente. Dall'altra parte, secondo me, è meglio fare qualche hub, qualche centro di raccolta dove i tempi sono limitati nel mantenerli, l'identificazione deve essere immediata e deve ridursi quindi il tempo che rimangono qua, altrimenti giustamente tenerli qua 2 anni vuol dire o li tieni qua o li hai distrutti. Li hai presi in giro, certo. Li hai distrutti come persone. Allora è su questo che noi dobbiamo guardare. L'Europa adesso si è resa conto forse che bisognerà porci il problema di come fermarli. Forse dobbiamo copiare dagli Stati Uniti, che non sono razzisti, stanno tentando di far capire che c'è un limite. C'è un limite di quello che qualcuno sta vendendo come appunto possibilità di un futuro. Qui non esiste questa possibilità. Hai la green card o non è? E quindi è su questo. Insomma, appena fatto una sanatoria Obama di clandestini, non da ridere. L'ha fatta perché poteva farla. Sì, certo. Perché aveva i posti di lavoro. Per posti di lavoro c'è allora è su questo. Noi dobbiamo guardare a quelle che sono le nostre potenzialità, cosa possiamo fare, ma come possiamo fermare questa invasione. E quindi non è solo sicuramente quella che arriva dal mare, c'è anche quella che arriva da terra, da tutte le frontiere che noi abbiamo spalancato. Forse è il momento appunto di ripristinare le frontiere e i controlli, soprattutto anche per fermare quel traffico inumano di schiavi che vediamo purtroppo si sta realizzando soprattutto dall'est d'Europa. E quindi è su questo che noi dobbiamo in qualche maniera fermare e concentrare i controlli in centri ben definiti. Non possiamo appunto avere sparsi per tutto il territorio, creare problemi ai sindaci, ai cittadini, a zone turistiche, non turistiche. Stiamo mettendo in forte difficoltà la pace sociale. Forse è il momento di cambiare rotta. È un po' quello che ha detto anche la Merkel, rimproverando all'Italia e alla Grecia di non aver ancora creato questi super hub. Soldi in Italia ce ne sono, vedi Renzi, in 2 giorni in America si è bruciato 5 stipendi di un anno da lavoratore. Compra anche l'euro. Andrea Michelà. No, io devo dire che su alcuni aspetti concordo quelli della velocità dei tempi di riconoscimento del diritto, no,
lo status di profugo, quelle vanno accelerati, credo che su questi siamo tutti d'accordo. Non concordo invece sul lato del tipo di accoglienza. Io invece credo che l'accoglienza diffusa sia preferibile, perché non si tratta di un'invasione, ma quando sappiamo che quel 30% può restare, si tratta di un numero gestibile. Se parliamo di 1-2 profughi ogni 1000 abitanti, penso che non concentrarli possa causare meno disagi. Per far questo però molti, anche sindaci, devono cambiare atteggiamento dal mio punto di vista, perché per far questo ci vuole una gestione. Quando appunto si diceva prima, affidiamo queste persone a delle cooperative estemporanee che sono nate qualche giorno prima, penso che siamo tutti d'accordo che non sia il caso, perché non sappiamo la laicità di queste figure, di queste cooperative, non le conosciamo, non sappiamo come lavorano, può essere un business. Allora appoggiamoci a realtà presenti nel nostro territorio che conosciamo, ma per fare questo bisogna che chi conosce la realtà locale, che sono i sindaci, se ne occupino di questo, altrimenti lo subiscono. Quindi abbiamo già visto degli episodi che ci hanno anche resi popolari in Italia, tipo quello di Quinto, dove la non gestione della cosa, del problema, ha visto poi essere imposto alla realtà di una palazzina poco in cui l'occupazione dei profughi ha ovviamente causato sconcerto nelle persone che abitavano vicino. Allora vogliamo evitare queste cose? Io penso assolutamente di sì, però per quello dobbiamo dire a livello locale, perché questo è un problema internazionale che ha tanti livelli, dobbiamo affrontarli tutti, a livello locale va affrontato programmando in modo che non venga subito. Ecco, dopo dal lato della politica estera, l'Europa da questo punto di vista, sì, parlavamo prima delle bare, purtroppo lì sì che vediamo una politica estera inesistente, e bisogna anche dire che è tutto da costruire e sono situazioni incredibilmente difficili, perché è vero che abbiamo l'embargo su un paese che sta cercando di fermare l'avanzata dell'ISIS, è anche vero che però sono paesi con cui è anche difficile trattare, anche quando facciamo la grande memoria della situazione della Libia, prima che venisse l'intervento che ha visto la Francia in prima fila, è vero, dopo abbiamo causato una grave situazione perché non è stata gestita. Io non rimpiango però, devo dire, neanche i bei vecchi tempi dove c'era un dittatore efferato come Gheddafi, e non mi sento neanche così a cuor leggero di dire di appoggiare il regime siriano, che è anche quello un regime dittatoriale efferato. Quindi effettivamente i sauditi, è una situazione, però li appoggiamo, cioè, che no, non voglio dire che non bisogna fare una politica estera, dico che perché c'è la bomba atomica, mentre i disgraziati che non hanno l'embargo, ma io credo che siano proprio questi gli argomenti di cui dobbiamo trattare. È una situazione difficile, un pessimo governo è meglio di nessun governo. Cioè, se tu ti poni anche l'obiettivo arrogante di voler decidere come Occidente che Gheddafi deve cadere, se sei intelligente vedi di preparare l'alternativa. Se invece abbatti Gheddafi e lasci il paese nelle mani delle bande, dei clan e delle tribù e dell'ISIS, voglio dire, non hai fatto un gran servizio. Io se credo, no, forse salti dei punti ragionamento che forse la politica estera deve essere di lungo periodo, in cui cominci a veramente cercare di intervenire, mediare, cooperare. Allora, scusate, dobbiamo andare in pubblicità. Mi hanno raccontato nei giorni scorsi che in Etiopia ci sono dei broker che avvicinano la popolazione e propongono a ragazzi che sono disperati, che sono affamati, di andare in Eritrea per diventare rifugiati. Lì ottengono la patente dei rifugiati, ovviamente pagando parecchi soldi. Da lì vanno in Sudan sperando di continuare la marcia. A quel punto i trafficanti di uomini chiedono altri soldi da fare avere dalle famiglie che sono rimaste in Etiopia. Quindi sono organizzazioni criminali che hanno delle estensioni enormi, delle ramificazioni
spaventose che noi neanche sospettiamo. Sì. Allora vediamo, andiamo in pubblicità, scusate, poi riprendiamo da Giuseppe Franzoi, da Davide Scano e da tutti gli altri ospiti, Roberto Tassano, eccetera. Vediamo, andiamo in pubblicità.